La riforma della scuola è ormai legge, per anni si è parlato di una scuola in sofferenza, ora la legge è stata approvata in Parlamento, il governo Renzi ha deciso per questo cambiamento. Chiedo a lei, professor Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, la buona scuola può essere la soluzione? Ma direi che la buona scuola è l'avvio di una soluzione, e anzi direi delle soluzioni di molte problematiche che sono all'interno della scuola. La cosa fondamentale della legge, se dovessi proprio, diciamo così, esprimere un concetto molto sintetico, è nel fatto che per la prima volta, probabilmente dopo una cinquantina d'anni, si afferma un criterio di valutazione delle responsabilità. Valutazione delle responsabilità del dirigente, anzitutto dei docenti, e soprattutto si esce da quell'intricata serie di confusione che prevedeva che nella scuola italiana l'unica persona ad essere giudicata, valutata, era lo studente. Danilo Lampis, coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti. Io penso che la buona scuola sia stata una promessa che è stata agitata dal governo Renzi sia dall'inizio, da settembre, ma che non abbia realmente risposto alle reali esigenze della scuola italiana e poi anche degli studenti. Dico questo perché non c'è un euro sul diritto allo studio, dico questo perché si è parlato tanto di scuola dell'autonomia, di una scuola che guardasse le differenze. In realtà io penso che questa sia una scuola che invece è schiava di un modello di valutazione che tende invece a gerarchizzare, a creare competizione e a legittimare le disuguaglianze, creando scuole di serie A e di serie B e creando anche un ambiente non proprio adatto a una didattica cooperativa. È una didattica anche che porti al miglioramento delle singole potenzialità di ognuno. Ci sarebbe tanto da dire, io penso che questa sia una buona scuola che ancora una volta insegue un mercato del lavoro che richiede basse competenze e flessibilità massima, lo insegue perché sull'alternanza scuola-lavoro bisognava fare qualcosa di più. Nel senso che noi siamo per una scuola del sapere e del saper fare, di una scuola che coniughi questi due aspetti, ma il fatto che oggi continua a permanere il canale alternativo dell'apprendistato come dispositivo per assolvere l'obbligo scolastico e dall'altro vi sia un'alternanza scuola-lavoro abbozzata che permette anche, con un investimento di soltanto 100 milioni di euro peraltro, ne servirebbero tanti di più. Noi siamo per un'alternanza scuola-lavoro che privilegi la laboratorialità e non gli studenti che vanno all'interno di aziende che magari non hanno nemmeno la possibilità di offrire, di raggiungere degli obiettivi formativi. In Italia ci sono degli esempi alternativi, vi sono degli esempi alternativi frutto anche del ruolo anche del sindacato, che peraltro è stato escluso da Renzi in questo momento da qualsiasi confronto. Io parlo della Lamborghini di Bologna, per esempio, lì grazie alle lotte della FIOM e dei lavoratori si è ottenuto un modello di alternanza, di rapporto tra scuola e lavoro, dove gli studenti vanno all'interno di training center dove ci sono degli obiettivi formativi. Io poi penso sulla buona scuola, che è l'unica cosa positiva, mettiamola così, sia stata la risposta sull'edilizia scolastica, una risposta dovuta rispetto a finanziamenti alle paritarie, detraibilità per le spese di chi frequenta le paritarie, rispetto alla mancata partecipazione degli studenti e di tutte le componenti, rispetto al sistema nazionale di valutazione, piani di miglioramento e allo school bonus che continua a restare una forma alternativa di finanziamento. Io penso che si stia sbagliando strada. Il nostro paese deve investire sull'istruzione pubblica. L'istruzione pubblica non può stare in piedi soltanto a partire dalla beneficenza dei privati, non si va avanti in questo modo.